Solo la fortuna e la casualità hanno salvato la vita a un magistrato donna ieri mattina negli uffici del Palazzo Exina a Ragusa in piazza San Giovanni. Un forte boato si è improvvisamente sentito in tutto lo stabile. Grossi calcinacci si sono staccati dal soffitto cadendo come bombe sulla scrivania della donna che in quel momento fortunatamente non era al lavoro. La causa pare sia imputabile alle copiose infiltrazioni piovane dovute al maltempo di questi giorni. Una bella fortuna che il magistrato si sia ammalata proprio ieri mattina, altrimenti sarebbe stata come sempre seduta al lavoro alla sua scrivania e avrebbe potuto essere una tragedia. Nel palazzo Exina sono stati trasferiti gli uffici di parecchi magistrati con locali appena rinnovati e nei prossimi mesi dovrebbero concludersi i lavori del secondo piano dell'edificio dove dovrebbero spostarsi altri magistrati. Si cerca da tempo una sistemazione perché al Tribunale Ragusano si rischia il collasso. Tutto questo succede dopo la chiusura del Tribunale di Modica con il conseguente accorpamento con quello di Ragusa. Chiunque sia stato al Tribunale di Modica sa che è davvero uno spreco che un edificio nuovo in ottime condizioni e efficiente sia inutilizzato.